Terre, sapori e vini, ben ritrovati con noi, i nostri viaggi, le nostre avventure, i nostri aggiornamenti con l'Italia che piace. Abbiamo raggiunto Lonigo in provincia di Vicenza. Carolina De Besi al mio fianco, questa giovane signora, perché oggi parliamo di un progetto molto bello, ma tutto a suo tempo. Carolina cara, territorialmente dove siamo? Intanto buongiorno, Allora siamo a Lonigo, nei Colli Iberici, ci troviamo a 250 metri sul livello del mare. Ho detto che oggi è un giorno un po' particolare, c'è una cosina importante, una cosa molto grande. Punto Zero, vogliamo spiegare a loro questo progetto tuo e della tua famiglia, che cos'è? Allora, è una cosa molto grande per me. Punto Zero è sono mamma di 4 figli intanto. Complimenti. Grazie mille. Allora, a un certo punto ho detto, tiriamo fuori quello che mi piace veramente, oltre che far la mamma, che è una cosa bellissima, e ritornare alla natura. Okay. E Punto Zero nasce da questo, mi rimetto in gioco. E per questo, visto che c'era ovviamente di famiglia questa possibilità, mi sono messa a fare dei vini. Hai visto? È una cosa strepitosa. Punto Zero, perché ammetto, partivo anch'io da zero e vorrei crescere con questo progetto insieme a lui. Noi ti abbracciamo con grande affetto e ti facciamo tanti in bocca al lupo. Più di 30 ettari qui in azienda e allora, 11 vitati, se non sbaglio. Sono 50 ettari. Ah, ecco, Capari. Sono 50 ettari tra bosco e olivi e poi 11 vitati. Papà era già però appartenente al mondo agricolo. È nato nell'agricoltura e io l'ho sempre seguito, sono nata anche un po' nell'agricoltura, bene. Mi ricordo anni fa. A parte le vigne, dopo parliamo dei vitigni, certo, e dei vini, ho visto anche qualche gallina, c'è ancora qualche animale. C'è una grandissima passione, esatto, tutto regionale. Arriviamo alla vigna, quali vitigni? Internazionali e non solo. Allora, internazionali, sono partiti internazionali, 2 anni fa io ho deciso, perché credo molto nel territorio, di piantare qualcosa di autoctono. Okay. Autoctono abbiamo il Thai rosso, l'incrocio Manzoni e il Carmener, certo, o Carmener. Carmener, sì. Vitigni autoctoni, ma naturalmente gli internazionali. Ovviamente gli internazionali, abbiamo il Merlot, abbiamo il Cabernet, il Syrah. Sì. E poi noi facciamo anche un taglio bordolese, che ovviamente è un bianco. È un bianco, un pinot. Oh, esattamente. Senti, sul Merlot e sul Syrah, se ho capito bene, c'è un minimo di appassimento. Allora, sul Merlot e Syrah e anche sul vino di mezzo, che poi magari ne parliamo, c'è un appassimento da 20-30 giorni. In questo territorio è importante un concetto. Noi oggi, durante questo incontro con la stampa, con gli amici, ne parliamo e se ne parlerà, suppongo molto anche in futuro, che è la biodiversità, che poi la ritroviamo nel bicchiere. Assolutamente, assolutamente sentiamo proprio tutto il territorio dentro. Carolina, rimaniamo sul tema della biodiversità, perché queste sono colline, non soltanto qui, anche in altre zone d'Italia, dove il mare è arrivato, se n'è andato, è tornato, cioè ha fatto un suo percorso, nei millenni chiaramente. Sì. Qui troviamo i fossili, per esempio. Tantissimi fossili. Io, i miei bambini, i miei nipoti vanno a caccia di fossili, ogni giorno arrivano a casa con ceste piene di fossili. E poi invece un'altra cosa importante, lasciamo la preistoria, arriviamo ai giorni nostri, è che qui c'è nel progetto Punto Zero la creazione della nuova cantina. Assolutamente, proprio in questi giorni si sta mettendo la prima pietra. Hai visto? Sì, la nuova cantina, siamo molto orgogliosi. Lo ci voglio credere, insomma, e noi di Gusto Channel vi facciamo veramente tanti tanti in bocca al lupo. Grazie. Abbiamo completato così l'appuntamento con il progetto Punto Zero, dico bene Carolina, esatto, cara, speriamo di tornare ancora sul tema prossimamente, ma soprattutto speriamo che voi continuate a seguire i nostri aggiornamenti. Grazie alla regia attenta di Pietro Marcellino, grazie a te, alla tua famiglia, papà, mamma, e complimenti sorella, per i bimbi e sorella, tutte quante insieme. Vi aspetto per i prossimi momenti con l'Italia che piace.